My love is strong as a lion, soft as the cotton you're lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend. Had it repeating. You were my September song. Summer lasted too long. Time moved so slowly. When you're only 15, you were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15. And I remember the chorus. Never seen it for us. You were my... Salve. Di nuovo a esplorare le campagne del Lazio. Volando in questa zona, nord di Roma, tra il lago di Vico e il lago di Bracciano, ho notato questa zona archeologica con qualche zona recintata e in più questa tagliata etrusca, probabilmente, che adesso visiteremo. L'ho vista all'alto, ho trovato questo campo che qui vedete qui intorno, piatto, vento contrario perfetto, e quindi sono atterrato in questa zona. Ecco, dietro l'aereo, adesso ve lo faccio vedere, si vede il Monte Sorante, quello là dietro. La tagliata etrusca è proprio, si entra da là e si percorre quella strada lì, quel sentiero lì. Ecco, adesso procediamo allora. Questa stagione è ottima per atterrare e esplorare le pianure, perché i campi di grano sono stati appena tagliati, quindi sono solidi e piatti. Montagna no, perché ci sono molte mosche nei pascoli e quindi è meglio andarci d'inverno. Non c'è nessuno comunque. Ecco, lì comincio a scendere. Ecco, guardate che bello. Ah, c'è pure l'astricato romano. Adesso lo vediamo, questo è un colombario. La parete anteriore è crollata, però. Vedete, è un colombario, quindi questo probabilmente è di epoca romana. Ecco, andiamo avanti di qua. Tombe a parete, tipo catacombe, quindi fossi unici. Ecco l'astricato romano. Beh, molto bello. Tracce di carri. Beh, spettacolare comunque. Vediamo dentro questa tomba cosa c'è. Mazza, quante tombe, si nota, qua c'è proprio il sovraffollamento, queste nicchie qui sopra erano per le lucerne, vedete, poi questa c'erano varie sepolture scavate nel pavimento e poi non solo, ma si può vedere benissimo che qui c'è una linea, quindi c'era una sepoltura sotto. Poi c'è la linea dove c'erano messe delle lastre e sopra ce n'era un'altra di sepoltura. Come qua. E qua. Qua c'è una montagna di moscerini. Non so se ve la vedete, ma adesso vi proviamo. Guarda che roba. C'è proprio il brusio del moscerino. Altre nicchie per le lucerne. Ah, guardate il soffitto. Vabbè, usciamo, eh. Un'altra qua.
interessante, vediamo. Anche questo, stesso genere, è molto decorate dentro, con le nicchiette laterali, qui probabilmente c'erano delle urne cinerarie. Posto unico, quello che fronte alla testa, di giù. Il solito, sepolcro con a due piani. Tutti quanti sono così. Questo forse per coppia. Fumo, perché evidentemente è stata riparo nel medio delle due finestrelle per far entrare un po' di luce. Questi sono segni della serratura delle porte. Potrebbero anche essere medievali questi. Bene, proseguiamo. Qui c'è una gradinata che porta in alto. Tombe a destra e a sinistra. Anche questa. Stesso genere. Guarda che carina che è la nicchia triangolare per la lucerna. Solite tracce di serratura. Sepolcro di bambino. Vabbè, andiamo avanti. Questa è più grande. Comunque non ve ne rendete conto del filmato, ma si sta molto freschi qua dentro. Ecco il cuscino per il morto. Anche qui due piani. Vediamo tutte perché sono veramente tante. Bellissimo, questa strada con i basoli è integra praticamente. Con la larghezza delle ruote del carro. Vediamo questa tomba qua, se è più grande delle altre. Bello. Sì, più grande, poi non c'ha le fosse nei pavimenti. Guardate il pipistrello. Eccolo! Lo so, ti disturbiamo. Questa è casa tua. Questa sembra la camera con letti a castello. Andiamo a vederlo da vicino di nuovo. Lasciamo in pace, va. Bello, guardate. Guardate questa, quanto è bella. Tutta scolpita con queste tombe laterali e poi la porta tutta scolpita. Questo atrio qua, gli è cascato un blocco. Vediamo, questo è un castello, pilastro centrale, tombette. Questa secondo me non è finita. Molto bella, soprattutto fuori.
un'altra di queste bellissime tombe. E qui là l'abbiamo trovato bene, eh? Deve essere bellissimo. C'era tre archi, uno, due e forse ce n'era un terzo qua. Qui c'è un affresco, uno scudo scolpito sulla parete, qui anche, solita cornice intorno, andiamo dentro. Anche questa, guarda, non è che non era figa, un po' fatte così queste. Ma che è la stessa di prima? No, è un'altra, uguale identica. Bello. Reggerà? Proviamo. Sì, solido come un'autostrada straniera. Non ci si rende conto, ma è una cosa enorme. Eccolo. Vedete? Tanto per darvi un'idea delle dimensioni, mi ci metto accanto. Eccolo. Bello grosso. Blocchi di tufo, purtroppo è crollato. E c'è infatti l'altra parte, sta da quella parte lì, del fiume. Bello, molto bello. Passiamo di qua, va. C'era un pezzo e qui c'era l'altro. Guarda che posto. Per quanto sia stato mantenuto è sempre molto selvaggio, eh? Non c'è più, bisogna un po' intuirla. Ecco qui, infatti qui si vede qualche basolo. Ormai questa zona qui è molto più rovinata dell'altra, probabilmente l'altra era sottoterra e l'hanno scavata recentemente, questa si vede che era già emersa e i basoli ormai sono tutti dissestati. Qui abbiamo due tombette con inferriata. Adesso saliamo di qua, vi farò vedere cosa c'è dentro. In realtà l'ho messa inferriata per proteggerci qualche intonaco colorato che ancora si è conservato. Vedete? Poca roba, ma è giusto proteggerla. Ecco. Saliamo. Non è facile, ma ancora ce la facciamo. Ecco qui. Andiamo qua. Andiamo qua dentro. Ah, qui per Ragnadelone, vediamo un po'. Eh sì, vedete, guardate che roba. Il soffitto praticamente è con l'intonaco dipinto a quadratini. Sul bordo c'è una cornice con altre decorazioni. Colori vari. Porpora, azzurro, probabilmente blu egiziano. Nicchiette colorate. Quindi queste tombe erano tutte dipinte, colorate dentro. Bello. Cosa abbastanza rara trovarla ancora. Vabbè, la mia merina continua da quel lato lì. Però c'è poca roba rispetto a quello che abbiamo visto prima, quindi non vale la pena percorrerla. Eccola. Continua là nella boscaglia e poi sbuca di nuovo nei campi. Bene, torniamo. Abbiamo fatto questa rapida visita. Torniamo all'aereo. Gita finita, spero vi sia piaciuto, posto facilmente visitabile, basta arrivare al Parco Palisco informandosi prima. Adesso si riparte e ci facciamo un boccetto di acqua fresca, congelata perché fanno 35 gradi, quindi si schianta.